24 ottobre, San Luigi Guanella. San Luigi Guanella, fondatore dei Servi della Carità e delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza, è nato in provincia di Sondrio nel 1842, nono di 13 figli. A 12 anni entra nel collegio dei padri Somaschi a Como, poi in seminario. Ordinato prete nel 1866, inviato come parroco a Savogno, fonda una scuola elementare e vi insegna, oltre a curare la nascente sezione dell'Azione Cattolica. Ostacolato dalla massoneria, deve lasciare la scuola e l'ufficio di parroco e si ritira a Torino, presso San Giovanni Bosco, nel 1875, dove pronuncia i voti e dirige l'oratorio San Luigi. Ma il vescovo lo richiama in diocesi, promuove ancora la nascita di una scuola per bambini poveri, ma di nuovo è ostacolato e confinato presso una parrocchia di montagna. Nel 1881 è parroco a Pianello Lario, dove trova un preesistente orfanotrofio e ricovero per vecchi e invalidi. Nel 1886 trasferisce l'opera a Como, dove si espande enormemente, col nome di Piccola Casa della Divina Provvidenza, evidentemente ispirata al Cottolengo. Nel 1917 la Congregazione delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza riceve l'approvazione della Santa Sede. Nel 1928, dopo ormai 20 anni di vita, è approvata canonicamente anche la Congregazione dei Servi della Carità. In occasione dei terremoti di Calabria del 1904 e di Messina del 1908, la sua opera si prestò in modo particolarmente assiduo all'accoglienza dei terremotati, soprattutto dei minori rimasti senza casa. Don Guanella ebbe rapporti con le personalità del cattolicesimo sociale e fu molto amato dal Cardinal Ferrari e da Papa Pio XI. Morì il 24 ottobre 1915 a Como. Fu beatificato nel 1964 e santificato il 2011.